no, 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 vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro. No, no, becca la linea, becca la linea. E oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia. Signori, dopo un po' che non portavo video sul nostro Circo Venezia, oggi torniamo e vediamo di andare avanti in questa avventura. Allora, ragazzoli, siamo al 28 novembre 2020. Abbiamo 5 messaggi in posta. Vediamo un attimo. Allora, offerta per la nazionale non ci interessa. Offerta per il trasferimento per Gautier, il nostro portiere, che andiamo a rifiutare perché Gautier ce lo teniamo bello stretto, signore. 19 anni, 1,80. Tantissima roba. Rifiutiamo 21 milioni. Non è neanche tanto male l'offerta, però va bene, la rifiutiamo e andiamo avanti. L'altra squalifica scontata per chi? Laird. Ok. Giocatori che vogliono parlare. Chi è che vuole parlare col mister? Baker è contento per averlo mandato in campo, prestazione adorevole. Ok, Dell'Orco. Gente, ha significato molto per me. Non so, apprezzo il tuo impegno. Non so quando è che abbiamo mandato in campo Dell'Orco, il nostro Shaq, però va bene. Allora, signori miei, facciamo gli allenamenti. Continuiamo a fare gli allenamenti e vediamo. Kumbulla, il piccolo Kumbu è salito a 72. Bella così, bravo Kumbu, bravo Kumbu, bravo, bravo. Ah, Shaq è salito a 80. Porca miseria, sta arrivando a 81 Shaq. Piero, abbiamo una bella squadretta, raga. Io sto riaccendendo oggi FIFA dopo un po' di tempo che non lo accendevo perché ovviamente non portando episodi non ci giocavo nemmeno io. Non abbiamo per niente una brutta squadra. Abbiamo una gran offerta per il trasferimento di nuovo per Gautier, il Monaco. E che paranoia, ma perché è in vendita Gautier? Fermi tutti, Gautier forse è in vendita. Fermi tutti, mi sa che Gautier era stanco, può essere, eh? No. Non ha la faccina arrabbiata. Non mi risulta neanche se è stato messo sul mercato contro il mio volere. Perché se no siamo nella cacca. Ha chiesto di essere ceduto. Porca miseria. Rimuovi da lista trasferimenti. Rimuovi. Non puoi rimuovere un giocatore che ha deciso di essere ceduto. Ottimo. Perfetto. Gautier se ne vuole andare, signori miei. Gautier se ne vuole andare. Quanto vale Gautier? Tanto per... vale 14 milioni. Ottimo. Che partenza di botto, raga. Io pensavo che fossero offerte inutili. E invece praticamente lo dobbiamo vendere per forza. Perché sennò ce lo vendono loro tra un poco. Allora, facciamo una cosa. Andiamo ad trattare il rifiuto a delega. Andiamo a delegare, signori miei. Allora, offerta di partenza, non vendere meno. Allora, offerta di partenza, spariamo 40. 40, non vendere meno di 35, signori miei. È un 80, c'ha 19 anni. Di che stiamo a parlare? Se riusciamo a piazzarlo così, secondo me è tantissima roba, raga. Va bene, vediamo, vediamo. Vediamo se ci stanno, vediamo se ci stanno. Intanto andiamo verso la partita con il Torino. Tanto fino a gennaio resterà con noi. A gennaio cercheremo un nuovo portiere di riserva. Resecondo squadra mensile, non ci interessa, andiamo avanti. Gautier ha deciso di essere ceduto. Non me lo aspettavo. Ricordo ora che ci sto pensando, è vero, ci aveva chiesto di essere ceduto Gautier. Perché era stanco di fare panchina. Allora, contro il Torino, noi poi abbiamo la partita contro il Liverpool, no? Aspettate un attimo, vediamo un attimino come siamo combinati. Abbiamo il Torino e il Liverpool, e poi la Juventus. Ok. Va bene, sì, possiamo, giochiamo con i panchinari, anche se penso che in Champions è l'ultima partita e siamo già qualificati. Però lasciamo dentro i panchinari: Isak, Castagne, Wood, Benitez, Abelledo, Amaraba, Cicocco, Baker, Kumbulla, Ampadu, Birindelli e Gautier. E in panchina abbiamo Dell'Orco, Neymar, Messi, Plizzeri, Piera, Collins e Lollo. Va bene, ragazzi, scendiamo in campo così. Scendiamo in campo così contro il Torino, dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi perché dobbiamo continuare la corsa sulla Juventus. No, noi dobbiamo giocare con la nostra maglia titolare. Loro possono prendersi la maglia in trasferta. Anche se loro giocano a casa, in teoria dovrebbe essere il contrario. Ma non fa nulla. Noi abbiamo la nostra maglia portafortuna e dobbiamo giocare con la nostra bellissima maglia portafortuna. Ok, signori, siamo in campo Torino-Venezia. Siamo a casa del Torino. Come si chiama lo stadio del Torino? L'Olimpico? No, l'Olimpico è quello. Sì, l'Olimpico, boh, non mi ricordo, sinceramente, bello, ok, recuperiamo subito palla.
Palla a centrocampo. Io non farò nessun taglio della partita, raga. Così c'è qualche cavolo di passaggio era. Volevo fare tutta un'altra cosa. La volevo aprire sulla destra per Benitez che correva da solo. E invece l'ho aperta malissimo qui su questa fascia. Che fa questo? Dorme? Non sa a chi darla. Zio, 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 zio. Dovrebbe essere cambio battuta in questo caso, però ci sta 3 ore e doveva essere cambio battuta. Chi è l'ossigenato? Fernandez. L'ossigenato Fernandez, vai Becker che è tuo. Bello Becker, sei un campione Becker, amico mio. Non so come l'abbia fatto a prendere la testa, si è slogato un collo, penso, però va bene, dai ripartiamo. Con calma, con calma, con calma. Vai Castagna veloce. Isaac, fatti vedere, Isaac. Isaac, fatti vedere Isaac. Ragazzuoli, ragazzi. Bello, bello, guardalo. No, ma porca di una paletta ubriaca. Stavamo facendo una bella azione. Baker. Baker, no, è Kumbulla, è il piccolo Kumbu che sembra che passeggia. Sta a passeggiare, Kumbulla stava a passeggiare. Gautier, Amrabat, Cicicocco. Dai, 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 forza. Fai forza, 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 forza. Comunque, stavo dicendo, ragazzuoli, che io ho deciso che ora facciamo questa nuova tipologia FIFA. Lo porterò non facendo alcun taglio sulle partite. Così proprio le giochiamo assieme come se fossero le vecchie live che facevamo una volta. No, è calcio d'angolo, è angolo? Dimmi che angolo, che il nostro pezzo di legno, il nostro pezzo di legno l'ha tirato addosso all'avversario. Dai, 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 dai. Venite a prendere il pallone qua vicino. Benitez per il nostro Abe. Abe, che non si decide a passarla. Fa un dribbling. Che. Ma porca, ancora Wood a sbagliarla, ancora calcio d'angolo. Va bene, va bene, va bene. Ancora. Benitez. Per Abeledo che vede Wood si ferma, si calcola. Mamma mia, Wood! Ma dico che piedi c'hai, Wood mio? Mamma mia, tre occasioni e tre sbagli completamente, tre errori. Ancora, Benitez alla battuta. Abe si va a prendere la. No, è Wood questa volta e va deciso a prendersi la palla e non c'è proprio nessuno al limite. Il piccolo Kumbu per Ampadu. Ampadu pensaci tu, Ampadu pensaci tu, vede Amrabat Cicicocco. Amrabat Cicicocco. Ancora, che vede. Attenzione, che cosa stanno facendo? Che cos'era? Che dovevate darla in profondità a Isaac? Non così. Che cos'era questo giocherellino? Intanto. Ah, oh, sì, vabbè, dai. No, sbagliamo queste rimesse laterali. Bravo, Wood. Guardalo. Tirala subito. No, ma chi c'ha ne importa? Ma chi è il suo portiere? Ce le sta a parare tutte. Ma che paranoie. Siamo al 20esimo e ci siamo solamente noi in campo, raga. Torino è inesistente. Il piccolo Kumbu lo prende dal limite e la tira addosso all'avversario. No, non funziona proprio così. E dobbiamo tirarla in porta. Kumbu non ho ancora capito come giusto funziona il gol nelle partite. Giocando poco, ancora qualche dubbio. No, Ampadu che si è fatto fare un dribbling. Sì, vabbè, ma chi è? Ronaldo questo, raga. Ma me lo stroncate. Ma che. No, 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 Gautier. Gautier. No, vabbè, dai. No, no, ma meno male che t'ho venduto, Gautier. Ma vattene, ma ti ci porto con la macchina a Monaco. Ma dai, cioè 80.000 tiri in porta da parte nostra. Uno loro. Che poi. No, vabbè. Lo rifaccio 100 volte e non ci riesce a segnare nuovamente così questo. No, 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 no. Puado, chi è Puado? Ah, partita in salita, raga, partita in salita. Bello che abbiamo dominato noi fino al 25esimo. Questi si affacciano una volta nella nostra metà campo e ci segnano. E mi sembra giusto. FIFA, sei fatto proprio bene. E non è nemmeno il livello di difficoltà massimo. Questo, no, vabbè, questo io lo stronco. Ma questo non sta antipatico, l'ossigenato. Vai Isaac, con calma, con calma. Costruiamo l'azione, Castagna. Isaac, guardalo di nuovo, guardalo di nuovo, guardalo. Ci manca l'ultimo passaggio, raga. Ci manca l'ultimo passaggio. Ci manca l'ultimo passaggio giusto. Perché se arriva Wood, l'ultimo passaggio è sicuramente parato dal portiere o sbagliato. Ci manca l'ultimo passaggio giusto, raga. Fermati, fermati, guardalo, guardalo. Dai, 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 Isaac! Non giusto, l'aveva parata di nuovo, raga. L'aveva parata di nuovo. Meno male che Isaac era nel posto giusto al momento giusto. Perché l'aveva parata di nuovo. Cioè, impressionante, impressionante. Il nostro pezzo di legno, Wood. No, il Wood sta giocando al tiro al bersaglio praticamente. Cioè, li deve prendere tutti i giocatori del Torino. Sta giocando al tiro al bersaglio. Meno male che c'è il nostro Isaac Newton. Pronto sulla fascia.
Comunque ragazzoli, ora partirà una nuova serie con FIFA, perché vi ricordate che noi avevamo la carriera. No, vabbè, ma chi è questo? Ma che stop ha fatto? Ma dai, ma non ci posso credere. Ah, mamma mia, insopportabile questo. E partirà una nuova serie, stavo dicendo, con FIFA 20, perché se voi vi ricordate noi avevamo la carriera giocatore, che purtroppo per un mio errore abbiamo perso, perché ho sovrapposto i salvataggi e l'abbiamo persa. Mi dispiace per chi magari la seguiva. Ora ho deciso di far partire una nuova serie che sarà molto più snella e veloce, ovvero prenderemo una squadra, la squadra più... dai, aspetta, 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 Wood, 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 Isaac, Isaac, Wood, e non fanno niente. Mezz'ora di... Vai, vai, Wood, vai, Wood, dove vai, Wood, dove vai, Wood? Prenderemo la squadra più scarsa del campionato dell'ultima lega inglese, ovvero dovrebbe essere la squadra dei Gamberetti, se non ricordo male, e punteremo a raggiungere la Premier League e anche la qualificazione in Champions, a vincere qualcosa, ma il tutto, signori miei, simulando. Non giocheremo nessuna partita, quindi simuleremo tutte le partite, ci concentreremo palesemente sul mercato per cercare di costruire una squadra il più forte possibile, e cercando di risalire la vetta praticamente delle varie categorie. Non so quante annate ci perderemo dietro questa impresa, però dovremo fissarci un obiettivo, e l'obiettivo sarà quello di... Che è successo? Che è successo? È finito il primo tempo. Finito già il primo tempo, porca miseria, non me ne sono completamente accorto. Mi hanno messo qua a chiacchiera, 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 mi sono completamente accorto che è finito il primo tempo. Va bene. Allora, quindi aspettatevi questa nuova serie sul canale, signori miei. Ok, ripartiamo col secondo tempo. Non ho fatto sostituzioni. Non ho fatto sostituzioni perché vorrei intanto ribaltarla con gli 11 che abbiamo in campo, che non sono dei qua 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 qualunque, raga. Non sono dei qua 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 qualunque. Sono dei fenomeni. Il Circo Venezia B è una squadra fatta di fenomeni, quindi dico non all'altezza della squadra A, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, però dico non ci si può lamentare nemmeno di quelli che compongono la squadra dei panchinari. Guardiamo che abbiamo un certo Ampadu in difesa, un certo Isaac in attacco. Isaac, Isaac, Isaac! Non ci posso dire, la parata di nuovo. Aspetta, che cos'è? Punizione. Punizione per noi, raga. È punizione o rigore? Non mi ricordo dove è avvenuto il fallo. È punizione o rigore? Non mi tenere sulle spine, punizione a rigore, punizione a rigore, punizione. Rigore! La batte Isaac, signori miei! La batte Isaac, il nostro Isaac Newton, la mettiamo sempre lì all'angoletto. Lì all'angoletto, stai fermo, lì all'angoletto, vai Isaac, 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 Isaac! Newton! Torino 1, Venezia 2, la ribaltiamo sul rigore! Bello così, dai, 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 doppietta personale per Isaac Newton e ottavo gol in Serie A. Bello così, al 51esimo, partita ribaltata. Bello, bello. Comunque era una bella azione, era stata, raga, una bella azione. Eravamo entrati bene in area di rigore, eravamo entrati bene in area di rigore. E poi, giustamente, ci ha fatto il fallo, anzi, perché non l'ha buttato fuori? No, vabbè, sì, aspettate che qua c'è il Ronaldo dei poveri che sta a fa il fenomeno. Fernandez, lo devo seguire a questo Fernandez. Guardalo, guardalo, guardalo. Bella l'apertura per Castagna. Isaac ha visto benissimo Castagna che cerca di andare sulla fascia. Si ferma. Vede Wood che vede l'inserimento di Isaac. Che se, vabbè. Ha preso il treno diretto per l'area di rigore. Isaac si è scordato il pallone dietro. Però va bene. Attenzione, Wood, il nostro pezzo di legno prova un antiro che è una ciofeca terribile. Però va bene. Però si dispera. Ma che te disperi? Cioè, ma avessi inquadrato la porta, posso anche capirlo. Oh, è uscito l'ossigenato. Il Ronaldo dei poveri, Fernandez. Migliore in campo. Questa non l'ho capita. Il migliore in campo è stato fatto uscire. Stranezza del gioco, signori miei, stranezza del gioco. Però va bene, c'è cioè il migliore in campo. Va bene, meglio per noi, signori, senza dubbio meglio per noi. Attenzione al nostro Wood, vediamo se riuscirà a centrare di nuovo qualcun altro. Infatti ha centrato il difensore. Dovrebbero mettere una nuova statistica, oltre a gol fatti, gol sbagliati, tiri in porta, falli, ammonizioni, anche quante volte Wood centra i giocatori avversari invece di tirare in porta praticamente. Dovrebbe esserci una nuova statistica.
Nuova scommessa nei centri di scommessa praticamente. Quante volte Wood tirerà addosso o si prenderà addosso un giocatore avversario in una sola partita? Secondo me potrebbe essere una cosa carina. Lo buttiamo a terra questo, grazie. È uscito Ronaldo dei poveri, è entrato il Messi dei poveri. Ora, tutto il Torino ce li ha, porca miseria. Guardalo, un po' più forte il passaggio la prossima volta però magari. Vai Castagna, vai Castagna. Vai Castagna, vai Castagna, vai Castagna, dove vai Castagna? Guarda Isaac, grande Isaac, grande Isaac, grande Isaac, si crea lo spazio, Isaac! No, vabbè, ma è gol, raga, ma era gol! Ma era... No, aspetta, fermi tutti, no, 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 c'era il goal line technology! Fermi tutti, come si fa il replay? Mannaggia, me la sta facendo vedere loro che c'è stato il replay. No, 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 vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro. No, no, becca la linea, becca la linea. È sulla linea, niente, niente. Va bene, va bene. Mannaggia, Ran comunque, grande, c'ha, boia, grande tiro, bello, pesante di Isaac. Gran bordata, bordata, non mi veniva il termine bordata. Scusatemi, ogni tanto il lessico se ne va per fatti suoi. Attenzione, vai Benny Benitez, vai Benny Benitez, vai Benny Benitez. Anche Benny Benitez c'entra un giocatore perché si era preso d'invidia di Wood. Anche lui voleva centrare un difensore, voleva provare l'ebbrezza di centrare un difensore e l'ha centrato anche Benny Benitez. Lo fermiamo a questo pardo? Mamma mia, che palla in faccia che ha preso Ampadu, dai che ripartiamo. Vai Wood, vai Wood, vai Wood. Isaac, Isaac per Wood, che se si fa anticipare. Ah, è punizione, facciamo dei cambi, raga, facciamo dei cambi. Siamo al 75esimo. L'avrei dovuti fare un poco prima. Allora, fuori Isaac, dentro dell'orco. E poi che abbiamo? Piera Collins, Messi, ne ma niente, va bene così. L'unico che facciamo entrare è dell'orco, signori miei, che non gioca quasi mai, e lo facciamo entrare così. Si mette i minuti nelle gambe. Ampadu, dal limite dell'aria. Ampadu, pensaci tu. Ha centrato un difensore pure tu. Ho fatto pure la rima. Ampadu, centra un difensore anche tu. Ecco, ci stava. Ampadu, ancora lui. Ampadu, Ampadu sul cerchio di centrocampo. Vede Benitez. Si ferma Benitez. Che vede Wood. Wood vede dell'orco il nostro Shaq. Il nostro Shaq al limite dell'aria. La piazza. Dove la piazza? Nell'altro campo. Nel campo quello vicino praticamente della piazzata. Non che la piazza. Dove la piazza? Va bene così, va bene così. Ce la facciamo, ce la facciamo. Siamo al 78esimo. 78esimo. Dai così, stacco di testa. Potente. Ma il Torino recupera palla al centrocampo. Dai, 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 dai. Lo fermiamo a questo qua. Chi è? Nuovamente Messi dei poveri. No, vabbè, no, vabbè. E comprendete, cioè, Ronaldo dei poveri di prima era molto più devastante. Cioè, hanno perso una potenza con quella sostituzione che nessuno ha capito. Dico, hanno perso tantissimo lavoro su quella fascia. L'abbiamo stroncato, però l'arbitro lascia correre. Questo se ne sta andando sulla fascia. Lo fermiamo in qualche maniera. Beh, bello, che gran bel modo di fermare le persone. Gautier, potevi uscire di testa. Che è dell'orco, il nostro Shrek, giustamente frustato dal fatto che sta sempre in panchina, si sfoga sugli avversari e facendo un bel fallo e beccandosi un cartellino giallo, così può dire di almeno ha segnato la sua partecipazione a questa partita con un bellissimo cartellino giallo. Bravo Castagna che recupera una gran palla, che vede il Shrek dell'orco, che però è solo, si ferma. Shrek dell'orco per Castagna, Castagna per Baker, Baker che perde la palla. Bella così, bravo Baker, bravissimo Baker, attenzione. Ai 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 ai, qualcuno ci va, porca miseria, raga, no 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 no, no no no, il pareggio adesso non l'accetto, il Ampadu, mamma mia che ce la siamo vista brutta. 89esimo, cortesemente fuori questa palla ed evitiamo cretinate, 3 minuti di recupero, 3 minuti di recupero, vai Benny Benitez, vai Benny Benitez, fermati Benny Benitez, guarda Wood, no, vabbè, non poteva concludere la partita se non centrando ancora una volta un avversario. Però va bene. Ok. Amrabat Cicocco. Arbitro, siamo a 3 minuti di recupero. La finisce. Sì, è finita. Andata. Abbiamo battuto il Torino, signori miei. In rimonta con i panchinari 2-1. Bella così. Non posso dire nulla, non posso dire nulla. Partita un poco in salita, combattuta. Però è andata bene, è andata bene. Un rigorino che secondo me, anche se non c'era, l'avremmo comunque pareggiata. Andiamo avanti, signori miei.
7 tiri a 4 in porta. Non sappiamo le statistiche di quante volte Wood si è preso avanti gli avversari. La Juventus sta battendo la Lazio. Cioè, impressionante, la Juventus non si ferma. La Juventus non si riesce a fermarla, non si ferma davanti a nessuna squadra. Facciamo le nostre solite interviste, signori miei, che ci Anzitutto la stanno. ringrazio per aver accennato di Isak, rispondere alle protagonista nostre assoluto, domande. un'ottima prestazione nel complesso, bravo Isak. Poi la squadra Venezia è in battuta, abbiamo i giocatori giusti. Va bene così, abbiamo, se non sbaglio, abbiamo pareggiato solamente una partita. Avete segnato come giudica la partita, abbiamo giocato meglio. Questo non c'è dubbio, perdavamo 1-0, raga. L'abbiamo ribaltata, Ringraziamo il l'abbiamo mister giocata per le sue meglio, per dichiarazioni. forza. Va bene, signori miei, allora, noi ci prepariamo alla prossima partita che sarà quella contro il Liverpool, che è l'ultima. Noi già abbiamo la qualificazione in tasca, è l'ultima del girone. E niente, ragazzi, detto questo, vi ringrazio di aver guardato questo video, questa partita. Noi andremo avanti di partita in partita per creare più suspense e quindi allungare un poco di più, perché penso che questa sia l'ultima stagione che faremo con questa, con il nostro Circo Venezia. Detto questo, noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale per un prossimo video. Una buona giornata a tutti, grazie per i like e per i commenti. Bella raga, ciao!